Le aziende hanno bisogno di un sostegno perché l'oro costa tantissimo e quindi anche le aziende più strutturate comunque hanno necessità di avere il prestito d'uso sempre di più, perché quando il lavoro poi ce n'è tanto come in questo momento c'è bisogno di più produzione, di più assortimento di semilavorati eccetera, quindi le aziende hanno bisogno del sostegno finanziario. Si chiama prestito d'uso e in questo momento storico con l'oro ancora ai massimi rappresenta soprattutto una boccata d'ossigeno. Il settore, nonostante gli ultimi terribili anni tra guerra e pandemia, è comunque in ripresa. Le aziende comunque continuano ad andare, il problema principale è del prezzo delle materie prime. Chiaramente le bollette dell'energia, del gas sono insomma impegnative. Ed adesso le aziende del distretto Orafo Aretino, aderenti a Confindustria, potranno beneficiare di un nuovo e specifico strumento finanziario, il prestito d'uso con garanzia del Fondo Europeo per gli investimenti. Siamo riusciti a calibrare un'operazione a favore delle piccole e medie imprese di un territorio e in un momento come questo credo che sia importante. L'accesso al credito è un problema. Con una garanzia FEI che rappresenta una garanzia assoluta anche per gli assorbimenti patrimoniali e tutta la normativa bancaria che c'è dietro a queste operazioni, ecco, le banche, in questo caso Cambiano, possono senz'altro affiancare le imprese e per questa è la nostra grande soddisfazione di oggi. L'operatore del settore riceverà fisicamente un quantitativo d'oro in lingotti o barre da impiegare nel processo di produzione. Al termine del prestito l'imprenditore pagherà solo gli interessi in via posticipata, un progetto reso possibile grazie al lavoro congiunto di Confindustria Toscana Sud, Banca Cambiano e Fondazione Valdichiana Promozione. La Banca Cambiano è stata sicuramente protagonista in questo percorso che non è stato facile ed è il suggellarsi di quello che abbiamo detto fino dal primo momento, cioè di essere a sostegno del territorio e nella specificità del settore orafo.